E adesso ci colleghiamo con la dottoressa Maria Erika Di Viesti, psicologa clinica specializzata in neuropsicologia clinica e psicodiagnostica clinica e forense, opera presso la Casa per la Vita Angelo Blu di San Giovanni Rotondo e presso lo studio associato Esvedra di Medicina del Benessere, sempre a San Giovanni Rotondo. Da metà marzo, visto il tempo che stiamo vivendo, con altri colleghi ha avviato un nuovo progetto, Non sei solo, di supporto psicologico telefonico per l'emergenza Covid-19 ed è rivolto a tutta la popolazione. Noi, incuriositi da questo bel progetto, abbiamo voluto incontrarla e ti do subito il benvenuto, Erika. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie per questo spazio e per questa opportunità. Grazie a te, soprattutto per aver messo in evidenza questo bel progetto che sicuramente è interessante per tutti, non soltanto per chi ha già problemi sotto questo punto di vista. Allora, Non sei solo è il titolo e non ci resta che chiederti, anche se in fondo lo sappiamo, il tempo è quello che è, quindi si ha bisogno di un supporto psicologico. Com'è nata questa idea insieme ai tuoi colleghi? Allora, questa idea è nata, insomma, con il comune di San Giovanni Rotondo, che è il nostro partnership, è partita da alcuni miei colleghi psicologi clinici e psicoterapeuti, e io ho scelto con loro di collaborare per questo progetto perché penso che, per la situazione di emergenza che stiamo vivendo sia necessario un supporto psicologico per la popolazione, per la cittadinanza, perché infatti il nostro, servizio si rivolge a tutti quei cittadini, soprattutto operatori sanitari, medici, infermieri, oppure chi ancora sta lavorando, chi è in servizio e presta il proprio servizio alla popolazione, proprio per poter dare la possibilità a chiunque di avere un supporto, un appoggio psicologico, appunto, non sei solo, perché la situazione di emergenza che stiamo vivendo è abbastanza pesante. Ci chiede di affrontare delle situazioni nuove, ci chiede di affrontare delle situazioni difficili, soprattutto a chi è in prima linea, obiettivamente, al giorno d'oggi, e quindi noi siamo lì per poter dare il nostro supporto, a quella che è la salute mentale di ogni cittadino ad oggi, chiunque ne avesse bisogno, ovviamente. Ad esempio, le richieste che sono arrivate, sono state anche da parte di ragazzi giovanissimi. Ricordo la telefonata che ebbi con una ragazza la quale accusava uno stato di ansia o simil depressione perché parlava dell'impossibilità di una progettazione del futuro. Parlava della sua laurea appena conseguita. Mi ha parlato dei suoi sogni che si sono spezzati un po' lì per lì, insomma, in vista a questa emergenza, e mi diceva che viveva questa situazione come una gabbia, come non si vedeva più. Questa ragazza mi diceva che lei non si vedeva più in un futuro prossimo, c'erano dei pensieri un po' di fine imminente, ecco. Quindi noi la prima cosa che facciamo durante l'avvio di un nostro supporto psicologico a una persona è proprio poter alleviare questo stato di ansia che si viene a creare appunto per la situazione. Però diciamo nello specifico questo caso è quello che mi ha colpito più di tutti quanti, però nella maggior parte dei casi la popolazione che si rivolge a noi è soprattutto quella che magari è in prima linea chiamata ad affrontare l'emergenza. Effettivamente colpisce questa cosa perché è una giovane che ha chiesto aiuto, quindi insomma, insospettabile, tra virgolette, però è uno stato d'animo che sta interessando parecchie persone, anche di quella fascia d'età. Allora, premetto che la nostra è una casa per la vita che si occupa di pazienti con disturbi psichiatrici. Quindi è stato difficile contenere quelli che sono i disturbi di un paziente psichiatrico in quattro mura, effettivamente, perché loro magari non abituati ad uscire, andare a prendere il loro caffè nel loro bar, a fare la passeggiata, facciamo un sacco di attività all'aperto. Quindi, innanzitutto, noi abbiamo chiuso a tutti le porte verso l'esterno, abbiamo dovuto reinventare un po' l'organizzazione delle giornate.
il personale qui, gli operatori sanitari, si occupano della sanificazione degli ambienti, come definito dal Ministero della Salute, almeno 3-4 volte al giorno. Abbiamo adottato da subito l'utilizzo dei presidi medico-chirurgici, guanti, mascherine, disinfettanti. Ogni operatore è comunque sottoposto alla misurazione della febbre all'ingresso e all'uscita, così come i nostri pazienti. Ogni paziente è stato messo in una stanza singola, in modo da avere il proprio spazio da gestire, e ad ogni operatore è stato affidato un gruppetto di 2-3 pazienti nello specifico, come anche a noi. Anche il vivere gli ambienti è cambiato, perché comunque gli ospiti mantengono la distanza di sicurezza, ci sono degli orari scaglionati per il pranzo, per lo svolgimento delle attività, e quindi diciamo le misure restrittive sono diventate veramente restrittive per chi già comunque viveva una situazione di restrizione dal principio. Però devo dire che i nostri pazienti hanno risposto bene, fortunatamente ad oggi non si sono riscontrati casi nella nostra struttura, quindi cerchiamo di seguire questa linea che ci ha dato benefici fino ad oggi. E devo dire che molto spesso mi trovo ad imparare molto dai miei pazienti stessi. Cioè sono loro che giorno per giorno mi insegnano la pazienza del gestire la situazione, l'organizzazione e la gestione di una situazione diversa e anche il reinventarsi il vissuto di uno spazio stesso. Cioè loro riescono a darci tanto, riescono paradossalmente a rassicurarci. Inizialmente erano un po' spaventati, no? Da queste mascherine, noi con questi guanti, queste divise. Pensano di essere loro quelli il problema, insomma, quelli infetti. Poi piano piano abbiamo dovuto spiegargli che comunque il problema effettivamente eravamo noi che veniamo dall'esterno, e l'hanno capito. E l'hanno capito con una facilità e con un'umanità che io sto riscoprendo veramente giorno per giorno e che loro mi danno giorno per giorno. È un tempo in cui si dà e si riceve. Io a nome di tutti, visto che ho l'occasione, la prima volta che mi capita in fuori programma di avere un medico a disposizione, lo faccio a nome di tutti, ringrazio te e ringrazio tutti quelli che lavorano come te sul campo, in prima linea. Noi non ci è chiesto tanto da fare. Ci è chiesto soltanto di stare a casa, ma chi opera veramente i veri eroi, è stato detto e ridetto, siete voi, e noi lo confermiamo, anche grazie a questo racconto che tu ci hai donato oggi. Effettivamente c'è anche un ritorno poi per chi opera, e questa è la cosa più bella. Ed è bellissimo, sì, perché poi torni a casa, insomma, soddisfatto, stanco, ma soddisfatto di quello che hai fatto e di quello che loro, soprattutto i nostri pazienti, vedono che noi facciamo per loro. Erika, io approfitterei di questo momento, anche perché il nostro tempo a disposizione sta terminando, per dare il luogo virtuale su cui cercarvi e poi trovarvi, quindi per contattarvi c'è una pagina Facebook e un numero telefonico che adesso tu ci dirai. Allora, per contattare il nostro, insomma, non sei solo, bisogna praticamente contattarci o per numero telefonico che è 389 17 40 707, oppure inviare un'email ad aiuto psicologico covid19@gmail.com. Verranno definiti degli orari e delle date con lo psicologo che si sceglie da cui si sceglie di essere seguiti, e ci si organizza per scegliere il canale di comunicazione. Da lì partiranno dei colloqui, faremo anche dei test per poter monitorare l'andamento della situazione nella popolazione, e quindi in una seconda fase del progetto poi eventualmente lavorare su quelli che sono insomma le tematiche, su quelle che sono le problematiche più rilevanti. Ok, perfetto. Noi intanto lo abbiamo messo in sovraimpressione, il numero telefonico, sicuramente è più facile anche per chi è più anziano, ecco, siamo più vicini anche ai nonni in questo momento. E l'ultima... Dobbiamo stare vicino. Esatto. Un'ultima domanda, poi ti lascio andare perché c'è tanto da lavorare. Erika,
Per chi è a casa, quindi approfittiamo di questa occasione, ci sono dei punti guida antistress? Sì, allora possiamo dire che esistono dei punti guida antistress per tutti i cittadini che sono a casa, perché tutti quanti siamo stati chiamati, insomma, a vivere le mura della nostra casa. Quindi cosa possiamo fare noi? Possiamo innanzitutto gestire lo stress e sviluppare una sorta di resilienza, quindi poterci riorganizzare in termini di personalità e di tempo. Poi riscoprire le proprie risorse, dare dignità ad ogni aspetto della giornata, ad ogni spazio della giornata, gestire le emozioni negative che potrebbero insorgere in questa situazione di emergenza e riconoscerle. In questo caso cercare supporto psicologico laddove si sentisse il bisogno e la necessità. Poi lavorare da casa, riorganizzare il proprio tempo, le proprie abitudini quotidiane, ascoltare i bambini, gli adolescenti, gli anziani, quindi dare spazio alla famiglia, perché presi dal tempo e dalla routine che scorre così velocemente, forse ci accorgiamo poco di quello che abbiamo proprio a 3 palmi dal naso. Poi un occhio di riguardo anche alla coppia, riscoprirsi magari nell'ambiente casa, nelle abitudini di ogni giorno, non vivere assolutamente solo di coronavirus, quindi magari seguire tutte le trasmissioni che ne parlano, però non dimenticarsi mai comunque di esso, perché è un'emergenza che va vissuta, che va affrontata. E con l'impegno che ci stiamo mettendo tutti ad oggi, possiamo dire che stiamo vedendo i risultati. Quindi continuiamo a restare a casa e domani potremmo usufruire dei sacrifici fatti oggi nel modo più bello possibile, credo. Grazie, sono consigli preziosissimi che ci hai dato, che noi cogliamo ovviamente con tanto di soddisfazione. E magari ci possiamo risentire fra un po' di tempo per fare anche un po' il punto della situazione, per vedere insomma come va con la gente che ci segue da casa, che resta a casa. Quindi insomma è un'opportunità in più. Non dimenticate il progetto, non sei solo, c'è anche una pagina Facebook dedicata, ovviamente il numero di telefono che abbiamo ricordato insieme. Erika, grazie, lo dico a nome di tutti. Grazie a voi per questo spazio, per avermi dato voce e spero di essere stata utile, insomma, per tutti quelli che stanno ascoltando. Utilissima e preziosissima. Un abbraccio di cuore e buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro a te, un bacione a tutti. Grazie, alla prossima. Grazie a te, ciao.